Nel pieno centro cittadino di Acqueviva delle Fonti faccio una rapida carrellata per mostrarti e mostrarvi come i ristoratori e i commercianti di Acqueviva si siano organizzati questa mattina radunandosi qui vicino alla villa comunale per una protesta pacifica. Nel cartello si legge: il commercio è l'anima del paese, non andrà tratto bene se continuiamo così. E infatti questo è una sorta di grido d'allarme da parte della categoria, che teme non soltanto per il presente ma soprattutto in prospettiva per il futuro. Io volevo chiamare subito accanto a me Porzia, che tra l'altro è presidente dell'Associazione dei Commercianti di Acqueviva delle Fonti. Perché Porzia non andrà tutto bene? Non andrà tutto bene perché questo sistema fiscale, che già prima del Covid ci ha stremati, non abbiamo buone speranze per il futuro, perché a queste condizioni non si può ripartire, non si può vivere. Abbiamo bisogno di ricevere un minimo di dignità noi commercianti, che è l'anima, appunto, il commercio è l'anima del paese. Quindi abbiamo necessità di dare voce, e Acqueviva delle Fonti è uno dei tanti paesi che si unisce a questa protesta, che in realtà non vuole essere una protesta, è una richiesta al governo di rivedere un attimo il sistema fiscale. Noi avevamo già una società prima del Covid con il governo, loro al 75% e noi al 25%. Se già avevamo una società con una percentuale così alta, figuriamoci adesso, non siamo proprio in grado di poter andare avanti. Stanno distruggendo i sogni di tutti i commercianti, di chi crede nel proprio lavoro. Noi sappiamo fare i commercianti e vogliamo fare i commercianti. Quindi Barbara, non è una protesta solo dei ristoratori, è di tutti i commercianti. Se uno non riesce a fronteggiare. Mi chiede Antonio dallo studio, dunque vi siete radunati qui non soltanto fra ristoratori ma anche fra commercianti. Credo siano, Antonio, tutti i possessori di partita IVA, giusto Porzia? Sì, ci sono tutte le categorie di partita IVA, siamo presenti tutti, non proprio tutti ma una buona parte. Chiediamo questo sgravio fiscale, chiediamo degli aiuti, ma consistenti, reali, sinceri, non le chiacchiere. Il telegiornale ci dà solo chiacchiere. Io voglio solo porre una domanda. Ieri c'è stato un altro imprenditore in campagna che si è suicidato. Voglio capire perché non si dà voce a queste persone che si stanno suicidando. Perché lo Stato non si chiede il motivo per il quale queste persone si stanno suicidando? Perché lasciano dei messaggi. Ma loro sarebbero pronti a riaprire? Che non riescono a fronteggiare tutte le spese. Quindi il problema c'è. Perché non lo vedono? Allora Antonio, facciamo questa domanda a un ristoratore con cui stavo parlando poco prima della diretta. Enzo, sì. Tu sei ristoratore. Saresti disposto a riaprire in questa condizione? In queste condizioni francamente non si può riaprire. Visto ciò che sta succedendo per il discorso del distanziamento nei locali, è impossibile ospitare i nostri clienti. Per questo noi abbiamo, con questa associazione, abbiamo raccolto tutte le imprese, le piccole e medie imprese di Acqueviva, sia del settore della ristorazione che non, a far sì di creare questo documento che abbiamo protocollato all'amministrazione di Acqueviva. Chiediamo diverse misure sia al governo nazionale e sia soprattutto per quanto riguarda i ristoratori alle aziende locali del posto, quali bar, pizzerie e ristoranti. Barbara, a Milano, l'abbiamo letto durante la rassegna stampa, la polizia ha multato i ristoratori che stavano facendo un flash mob, un po' come loro questa mattina. Sono stati multati, addirittura hanno avuto 400 euro di multa a testa. Loro non hanno paura stamattina di incorrere nelle stesse sanzioni? A Milano, durante una manifestazione molto simile a questa, un flash mob da parte di ristoratori e commercianti, sono stati multati, perfetto, i signori qui lo sanno. Avete lo stesso timore? In realtà qui ci sono i vigili urbani, Porzia, li avete avvisati? Certo, però io credo che loro sono vicini a una richiesta così nobile, così regolare. Niente, siamo pronti anche a una multa, la pagheremo. Tanto oramai abbiamo pagato, stiamo pagando tutto. Non ci spaventa. Siamo in chiusura, 10 secondi. Voglio fare un appello al sindaco e al nostro sindaco Davide Carlucci e un appello al nostro presidente della regione Michele Emiliano. Da parte di tutte le aziende medie e piccole imprese della Puglia, aiutateci. Aiutateci, quindi ad Acqueviva delle Fonti questo è il grido d'allarme. Eh sì.